Una nuova mostra al Museo Casandriollo di Olle a Borgo Valsugana. Riflessi di luce, antiche perle di vetro da Venezia alla Boemia. La mostra sarà visitabile dal 4 al 20 settembre. Siamo con Rosanna Cavallini, curatrice di questa mostra. Rosanna, come è nata l'idea di questa mostra di oggetti preziosi e molto belli? L'idea nasce proprio dal desiderio di far comprendere cos'è stato il vetro. E soprattutto le perle in vetro eseguite dalle donne, le perlaie veneziane. Rosanna, queste perle come venivano realizzate dalle donne? Venivano realizzate a lume, si chiamano, proprio perché al lume di una fiamma, una fiammella praticamente, venivano le stecche in vetro venivano sciolte e con quel vetro venivano decorate le perle. È un lavoro malsano perché logicamente in ambiente chiuso e con poco ossigeno e soprattutto manovrando vetri che erano eseguiti con materiali velenosi, tossici, quindi bisogna ricordare insomma che era un lavoro veramente difficile, però da donne esperte. Altre invece, l'impiraresse cosiddette, erano quelle che anche stando sulla strada, sedute fuori l'uscio di casa, e ci sono appunto alcune immagini, infilavano le perle per poche poi erano vendute in mazzetti, praticamente di perline, le cosiddette conterie veneziane. Rosanna, è stato particolarmente difficile perché vedo il materiale è molto, ci sono tanti oggetti molto belli. Come li ha trovati e dove? Questa in realtà è solo una parte della mia collezione. Da più di 40 anni cerco queste perle che sono state svalutate, quindi le persone non conoscono che cosa vuol dire eseguire una perla, lavorare per 5 trattamenti su una semplice perlina è veramente quello che vorrei proprio che le persone imparassero a capire. Ecco, quindi 40 anni e più di ricerca e in particolar modo le due culture produttrici di vetro, cioè Venezia e la Boemia. Questo è interessante perché ci sono delle notevoli differenze, sono appunto due culture e tutte e due si ispirano all'Oriente, Venezia all'Oriente bizantino e invece la Boemia all'Oriente germanico barbarico, e questo è interessante e spiegherò appunto negli incontri che avrò. Vorrei sottolineare questa fotografia di una ragazza di Marter vestita da festa dal fotografo con la sua collana di murrine, una collana come quella esposta. Martina è responsabile del Museo Casandriollo. Ci vuoi spiegare un attimo come vengono organizzati gli incontri e le visite al museo per questa mostra? La mostra Riflessi di luce partirà venerdì 4 settembre e durerà fino al 20 settembre. In occasione di questa mostra sarà possibile partecipare a 3 appuntamenti tenuti da Rosanna Cavallini su prenotazione telefonica al numero sovraimpressione. Gli orari per visitare la mostra sono il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.